Il metodo della pura visibilità, ideato da Conrad Fiedler e diffuso in Italia attraverso Benedetto Croce e Roberto Longhi, ha consentito di analizzare le opere in base al loro linguaggio intrinseco, dandoci gli strumenti per una lettura oggettiva di un'opera d'arte. Ci sono vari tipi di composizione: la visione lineare, dove troviamo evidenziata la linea, cioè i contorni del disegno, quindi il colore subordinato alla linea stessa; la visione pittorica, che invece si esprime attraverso il colore senza l'ausilio del disegno; la visione superficiale, dove la composizione avviene su un unico piano frontale e quindi non c'è rappresentazione dello spazio e le figure sono definite paratattiche, cioè presentate frontalmente. La visione di profondità invece si sviluppa su diversi piani, quindi lo spazio è rappresentato. La forma chiusa è un tipo di composizione invece organizzata rispetto a un asse di simmetria, quindi ha un suo equilibrio in sé, come nella tipica struttura compositiva rinascimentale a forma piramidale. Nella forma aperta la composizione si esprime con traiettorie verticali o diagonali ed è priva di asse di simmetria, quindi suggerendo la possibilità di continuare oltre la tela, come la tipica composizione barocca che si sviluppa in modo del tutto asimmetrico. La visione a poli è un tipo di composizione da ricollegare alla forma aperta, dove non essendoci un asse di simmetria, l'opera si configura come un insieme di distinti episodi figurativi che vanno letti singolarmente. Questo tipo di composizione implica la partecipazione attiva dell'osservatore che deve muoversi per analizzare i vari episodi e poi collegarli alla visione d'insieme, partendo dal particolare per arrivare al generale. Tutta la grande decorazione barocca utilizza questo tipo di visione. Nella visione incerta, al contrario della visione chiara dove tutti gli elementi sono ben definiti, qui hanno più un aspetto di apparenza che di sostanza. E ciò accade nella visione pittorica, dove le forme sembrano dissolversi attraverso il colore, come nelle opere degli impressionisti, dei post-impressionisti e dei divisionisti. Il metodo della pura visibilità, dopo aver inquadrato il tipo di visione e di struttura compositiva, analizza i quattro aspetti fondamentali della composizione: la forma, lo spazio, il colore e la luce.